promosso un favorito e sviluppato questo libro. E dovendo parlare in pochi minuti, vorrei sintetizzare quali sono le energie che mi hanno spinto a questo lavoro di scrittura. E le sintetizzo in 4 A, la A di apertura, la A di apprendimento e la A di ascolto. Sono 3 A che hanno dovuto lavorare molto dentro di me, in quanto questa ricerca attorno a questa simbologia è stata una ricerca per me complessa, ma nello stesso tempo affascinante, perché mi ha fatto cogliere degli aspetti che non conoscevo, e l'apprendimento sostanzialmente è questo: quando ci sono disponibilità di apertura è possibile apprendere, allargare un po' i quadri dell'esistenza e aggiungere piuttosto che sottrarre. E quindi questo è un merito dell'incontro sostanzialmente che è avvenuto attraverso questo libro. Io Angelo, la connessione Angelo Genius Loci, e può essere una connessione complicata da sviluppare, lo era anche per me. L'angelo rimanda delle dimensioni di verticalità. Essere angelo è qualcosa che porta a guardare verso il cielo, e io invece sono una persona estremamente attaccata alla terra. La mia dimensione è molto legata a questo pianeta, allo spazio che noi abitiamo, e quindi dovevo sciogliere questo dilemma: che cosa c'entra una dimensione di apertura e di ascolto, una dimensione verticale che rimanda a dimensioni altre, con la terra? E allora sono venute fuori alcune suggestioni. Come si fa in questi casi qua? Non c'è altro sistema che fa elaborare l'immaginazione, non c'è altro. Noi abbiamo solo questo che ci aiuta ad andare oltre, è usare questa dote, questa che può essere coltivata, che è l'immaginazione, e lasciarla agire. Ed è bellissimo quando si vede che l'immaginazione non agisce solamente dentro di me, agisce anche in altri. Leggo, poi dico chi è. Io dico che Berlino è più reale di tutte le altre città, appunto un luogo, ancorché una città. Sa il cielo, bisognerebbe avere la pazienza da angeli, sì angeli, un film con gli angeli. Questa è l'insight in cui Wim Wenders crea il suo film sugli angeli. L'operazione che fa è un'operazione, come si vede, intuitiva, di collegamento, e oltretutto mette lì tutti alcuni nuclei che secondo me sono essenziali. Quello del luogo è un luogo abitato da dimensioni che non sono appartenenti a quel luogo, che pure sono indicatrici. E questo è stato un primissimo passaggio, quello di legare alla terra l'angelo. Il secondo legame è molto più legato invece a forse lo scrittore più angelico che la letteratura romantica o post-romantica ci consegna, che è Rilke, il quale nelle sue elegie dice: angelo, volessi tu conquistarsi, tu non vieni. Chi dice poi in un'altra elegia: se io gridassi mi udirebbe poi dagli ordini degli angeli? E poi dice: essere qui è magnifico, come sembra tutto ciò che è qui ha bisogno di noi. E questa per me è la terra, è il luogo in cui noi abitiamo, è lì che dobbiamo fare agire queste dimensioni di contatto e di comunicazione. Il punto era quindi trovare appunto questa connessione, e mi chiedevo: ma c'entra, è legato questo? Avevo un viatico, un suggerimento, e Baldolani diceva: sì, c'è questo tipo di connessione, però io la ritrovo in moltissimi autori. Vediamo alcune comunanze. Per esempio, un lavoro che ho fatto per questa relazione è vedere quali contatti c'erano con i relatori del Tao attorno a questi temi. A un certo punto Baldolami nel suo saggio dice: le caratteristiche con cui si manifestano gli angeli nel racconto della tradizione mistico-religiosa sono straordinariamente simili a quelle con cui si manifestano le emozioni. Quindi lega l'angelo alla dimensione emotiva, e quindi per me anche alla dimensione immaginativa. Il mettere assieme queste due dimensioni è sicuramente produttivo di energia, non ci sono dubbi. Nello stesso tempo anche la pastora Briante
ci suggerisce un percorso di questo tipo? Quando dice gli angeli nella Bibbia, la sua indagine sistematica dell'angelo nella Bibbia, l'indagine religiosa che va dentro nella cultura religiosa e la rilegge, ce la propone. A un certo punto dice: gli angeli nella Bibbia sono dunque un modo che Dio cerca per raggiungere una determinata persona in un determinato momento per farsi da essa riconoscere. E quindi la dimensione del contatto in questo unifica, a mio avviso, le connessioni. La nostra, vediamo se lo trovo immediatamente perché vado in fretta, Claudio De Genzi, a pagina, dice, mi porta un'altra dimensione di connessione al tema degli angeli. Tempo e spazio sono categorie che da sempre occupano la mente dell'uomo. E quindi tempo e spazio. Spazio è la terra, spazio è l'uomo. E questo è uno dei nostri elementi fondamentali dell'identità. Il luogo, assieme al tempo, e non c'è dubbio, sono gli elementi che non c'è nessuna filosofia che esce da queste dimensioni dell'esistenza. Il tempo che ci è dato, il luogo, l'eros, le relazioni, la polis, quindi la comunicazione con la dimensione pubblica, quella che va fuori, naturalmente tutto questo legato dal destino che sono i nostri personalissimi, storici, sociali destini. Il Francesco Pazienza, il più dominato dall'alter ego dell'angelo, che è il demone, perché questo è il suo filone, e però anche lui, pur esordendo, gli angeli non sono mai stati oggetto dei miei pensieri, dice: mentre io penso e scrivo, loro lavorano per me. E quindi vuol dire che anche su autori che hanno punti di vista differenti, esperienze diverse, vissuti differenti, questo è l'elemento, c'è un elemento di comunanza. Genius loci perché? Genius loci è quella figura simbolica rappresentata anche nelle sculture, nella pittura. Genius loci è riconoscibile in alcuni simboli delle civiltà mesopotamiche, sono presenti nei lari i custodi della casa, della cultura romana, e vengono da molto lontano. Queste figure leggende sono presenti nella cultura celtica attraverso delle figure particolarissime che sono dei piccoli genietti che abitano le foreste, abitano i boschi. È sostanzialmente una dimensione simbolica e che tuttavia stabilisce e consente di fare, nella mia esperienza, di stabilire una relazione con un luogo, con uno spazio. Quindi nello spazio, nei luoghi, è possibile recuperare queste dimensioni, che sono dimensioni altre, dimensioni che sono, rimandano una verticalità pur essendo orizzontali. Baldo non l'ha detto nella sua introduzione, diceva, la cosa che mi piacerebbe dire è quali sono gli elementi per riconoscere questa figura. Io li riassumo in questo modo, visto che sono un... mi piacciono i luoghi, amo i luoghi, mi fermo a guardare una foglia. Questo è il punto. Gli elementi, a mio avviso, rilevanti sul luogo sono osservare il luogo, fermarsi, lasciarsi emozionare, non dare spazio all'emozione, lasciare spazio al silenzio e soprattutto chiedere, come se nei luoghi, a qualcun altro cosa c'era in questo luogo, perché questa pietra, perché questa cappella, perché questo ponte. Per quale motivo sono state fatte queste cose? Questo mette in comunicazione una singola persona ad uno spazio e lega, come la parola genius loci rimanda, la parola genius rimanda alla parola gens latina, rimanda alla dimensione collettiva, alla dimensione dei rapporti sociali. Quindi, avendo questa attenzione con i luoghi, e l'Italia è piena di luoghi meravigliosi, si può fare questa operazione che io chiamo di verticalità. Volevo concludere, c'è ancora un attimo di tempo, per dire che se guardate a pensare che quindi questa dimensione di estatica, di attenzione può venire solo in luoghi bellissimi di cui è piena l'Italia. Ebbene, non è così, non è solo così. Vi leggo e concludo in questo modo un pezzo di un docente di estetica dell'Università di Bologna, il professor Raffaele Milani, il quale dice, lui si interroga sul paesaggio, che cosa ci rimane noi dei luoghi? Ci rimane il paesaggio, essendo prevalentemente la terra stata distrutta, è il paesaggio che in certi momenti fa memoria, ricorda cos'era il luogo,
il paesaggio è sempre lo spazio abitato, modificato dall'azione umana, e quindi che fa da legame. Dici, come ritrovare il paesaggio dopo il suo declino? Come far rifiorire l'idea di luogo? E lui dice, dovremmo fermarci a guardare i posti come fossimo stranieri e scoprire che appartengono alla nostra emotività. Ma guarda, un docente di estetica parla di emotività, come ha parlato Baldolago di emotività, come avete parlato tutti. E poi dice, quel muro, quella piazza, quell'angolo sbriciato, quel glicine che affiora nel cemento con la forza della respirazione possono diventare fuochi delle nostre attenzioni per un recupero del degrado per favorire il ripristino della dignità delle forme. E quindi questo è polis, è attenzione, è mettere in atto azioni politiche a tutela della terra, dei luoghi e degli spazi che sono la dimensione costitutiva del nostro essere. E poi dice, quindi, non solamente nei luoghi belli, ma nei luoghi qualsiasi. Spiccherebbe allora, aggiunge Raffaele Milani, nel silenzio l'immobilità degli alberi e delle foglie, tenere i bordi delle strade, i colori delle pareti delle case, le linee delle vie, le aiuole, adorne di tulipani, dahlie, rose, poco a poco il mondo delle forme si rivelerebbe senza l'angoscia dell'uniforme. Naturalmente tutto questo, se non lo si fa, lo spirito d'attenzione non viene fuori, e quindi Gino Sloci abbandona la terra se non si è disposti a leggerlo, a vederlo in tutte le diverse manifestazioni in cui esso si esprime. E questo, a mio avviso, assomiglia tantissimo all'ispirazione di Wenders del suo film sugli angeli, e per certi versi anche di filosofi complessi come Cacciari, che uno si chiede, Cacciari che scrive sugli angeli, eppure nell'86, 1986, in assoluta contemporaneità con l'uscita del film di Wenders, Cacciari scrive un libro sugli angeli. Qualcosa questo vorrei dire. Grazie per l'ascolto.